Siamo con Elisabetta Matteucci, curatrice della mostra dedicata a Giovanni e Telemaco Signorini a Palazzo Antinori a Firenze. Dottoressa, partiamo dalla genesi. La mostra parte da un carteggio che lei ha scoperto e studiato relativo alle lettere scritte tra padre e figlio. Ci racconta la storia? Allora, sì, l'idea della mostra è nata dal recupero di questo inedito carteggio, non confluito nel monumentale fondo di autografi e missive signoriniane conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dunque probabilmente rimasto presso un ramo della famiglia, come spesso accade, immesso sul mercato antiquario e poi acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nel 2008. È stato veramente un'avventura affascinante, curare la redazione di questo epistolario, e da lì è venuta l'idea, grazie al contributo importantissimo da parte degli eredi, consistente in testimonianze orali, in documenti e in opere rimaste all'atere dei circuiti espositivi per tantissimo tempo, ricostruire quella che è stata la complessa, oltre che affascinante, vicenda umana, biografica ed artistica dei due protagonisti. È stato bellissimo proprio perché ne sono emerse due personalità accomunate da un comune senso estetico, da un amore incondizionato nei confronti della città d'origine Firenze e da una innata empatia, disinvoltura e capacità di relazionarsi con la società più in vista del tempo, sia di nazionale che internazionale. Giovanni era un famoso vedutista, soprannominato il Canaletto di Firenze. In qualche misura anche Telemaco riprende la vena vedutistica del padre, ma sono due mondi molto diversi. Distanti e al tempo stesso vicini. Telemaco instaurerà col padre sempre un rapporto di grande empatia, nascerà in un clima familiare estremamente armonioso e caratterizzato e animato anche da personaggi carismatici e singolari come la cugina paterna, l'attrice Maddalena Pelset, passione di Antonio Ranieri, l'amico napoletano di Giacomo Leopardi. Dovrà lei l'iniziale vocazione letteraria. Giovanni sarà un pittore di marine, copista dall'antico e accreditato pittore della corte del Granduca Leopoldo II di Lorena. Grandissimo vedutista di ascendenza canalettiana. Il figlio Telemaco muoverà i primi passi sulla strada tracciata dal padre, ma riuscirà poi ad affrancarsi attraverso una raffigurazione della veduta, rinnovata attraverso l'uso spregiudicato e rivoluzionario della luce ed una tecnica che prelude già alla tecnica macchiaiola. Telemaco è uno dei, chiamiamoli, progenitori della macchia, uno dei grandissimi. Come nasce, come dire, qual è il ruolo di Telemaco nella nascita di questo movimento e nel suo svilupparsi? L'importanza di Telemaco come pittore macchiaiolo, uno dei più intelligenti esponenti del gruppo, oltre che come critico assieme a Diego Martelli dello stesso compagine, sarà talmente determinante e significativa da adombrare, per non dire cannibalizzare, la figura paterna. E la novità di questa mostra è di proporre padre e figlio una volta per sempre insieme. Ed allora Telemaco sarà il più assoluto innovatore del gruppo macchiaiolo, colui che, grazie ai contatti in campo anche internazionale, oltre alla realizzazione di opere improntate alla nuova tecnica, che fu una rivoluzione sia tecnica ma anche tematica nella resa dei soggetti, riuscirà a superare il periodo di durata appunto della macchia, che nasce nel 1855-56 e nel 1870 potrà dirsi di aver esaurito la sua portata rivoluzionaria, ma continuerà ad essere un pittore al passo con i tempi grazie alle sue relazioni internazionali. Un'ultima domanda, se guardiamo al dopo, cosa lascia Telemaco Signorini e la macchia alla pittura toscana dei decenni che seguiranno? Ma sicuramente la tecnica macchiaiola si basava su una raffigurazione del soggetto attraverso una resa
estremamente violenta dei contrasti chiaroscurali, al punto che da vicino i primi quadri di macchia non sono neppure leggibili nella definizione dei loro soggetti. E in realtà questo era un modo proprio per cercare di arrivare ad una raffigurazione autentica del cosiddetto vero, come lo chiamavano i pittori, vale a dire la realtà, il dato naturale, colto in uno dei suoi infiniti momenti. Quindi non una realtà edulcorata, raffigurata in atelier, ma diciamo presa nel momento stesso dell'immersione nella vita, nella natura, nella raffigurazione di una fascinaia, soggetti che allora si ritenevano quasi disdicevoli, perché non caratterizzati da un intento pedagogico, etico. Che cosa ha lasciato la macchia nella pittura contemporanea? Sicuramente un grande senso del colore, che ritroviamo in molti autori contemporanei, anche toscani, un sapiente uso del colore e la raffigurazione di realtà naturali e che siano però diciamo portatrici anche di una volontà di raffigurare anche la realtà interiore delle persone, dunque un intento preciso, non unicamente figurativo, ma piano piano poi ci indirizziamo verso il tipo di pittura più cerebrale che nel Novecento porterà poi alla pittura concettuale.